Lontanissimo, che non ha tempo, quando voglio stare bene, e immagino un'unità, cioè l'unità con la U maiuscola, e riesco a focalizzare il mio pensiero su quella e mi dimentico di tutto il resto. Per me quello è il pomidoro da solo. Sì. Nel senso che tanto poi il mondo gira, cioè come si rimette in un posto e poi automaticamente ti trovi quel posto che senza andare a cercare. Okay. Sento del brusio. Fa parte del gioco. Okay. Il sonno è il mio primo sogno, desiderio. Dentro si muore tutti, ma mica sul serio. La vita per sempre, la vita per finta, senza ammalarsi, senza rimanere incinta. Un mondo senza mosche, un caleidoscopio senza istruzioni. Per cui l'impaccio dell'eco, senza indicazioni, non sa di dover tornare indietro. E neanche mi risveglio all'atterraggio. Lo steward mi scuote come un pagliaccio, mi libera la cintura dei fianchi. Io gli chiedo come sono arrivato fin qui. Vorrei tornare nel mio sogno, Gran Melò, in cui si parla solo, il mio Gran Melò. Una gente mi chiede come mi sento, lo dirò una volta sola, stia attento. Male se sto sveglio, ma non voglio la sua attenzione. I documenti sono nella giacca, se li vuole. Lo so, è vecchia, neanche a me piace questa giacca. Aspetto di tornare single per cambiarla. Relazioni, sperimentali, superficiali, stimolano i guardaroba. Cosa mi metto, cosa non mi, e ceri con ricordi di cui non ricordi i nomi. Condividere il dolore, empatetismo, condividere la gioia, è già finita. La comunione dei beni, cosa ne pensi? Siamo entrambi nulla tenenti, ma ormai non posso cacciarti, davvero, ti ho già detto ti amo. Da dietro non mi rimangio la parola, che è così piccola, che non riempie nemmeno. Io stavo bighellonando, e ora ho una parte nella tua vita, una piccola partecipazione, lo so, un ruolo marginale rispetto al sogno, ma mi trovi buono, che aspetto il tuo risveglio, seduto sul comò, ho imparato l'importanza della gavetta in aereo, che è la gavetta del cielo, ma mica li ho mai capiti i matrimoni, rinfreschi solamente dopo il sì, ma per tutelarsi dai sensi di colpa, servirebbe essere ubriati prima. Sto per rovinarti la vita, no caro, non preoccuparti, peggio di così è impossibile, peggio di così c'è solo il polo petrolchimico. Vedi sopra, questo l'abbiamo già detto. Vedi sopra. Ah, se te la prendi col polo petrolchimico è troppo facile, e allora facciamo tutti del colloquismo, che tanto sai cosa ci vuole, basta parlare male del male, bene del bene, è bravo chiunque a farlo, chiunquismo, deformazione professionale. Perdere un braccio sul lavoro o quattro gambe nello stesso feto, il cui padre con la fronte sul vetro resta in silenzio, verrà frainteso da mezzo paese, misunderstanding, ruota lo sguardo verso la croce che nonostante le preghiere non si muove, e il veleno cola nei pozzi, così si vende più Coca-Cola, non disturbatevi stronzi, sono anni che beviamo quella, sola. Faccio inalazioni da quando ne ho sei, sinusite, aerosol, artist, Kleenex ai muri delle gallerie, digerisco bene solo prima dei pasti. Ho messo a punto un senso di colpa, che è una versione semplificata del karma, con qualche parola in meno, ma con dappertutto, bancomat e dramma. È un santo che mi impressiona perché, ancora sporco di sé, sangue se sei veramente sacro, non farmi pressione, sarebbe un miracolo. Altrimenti mi volto, profilo egizio, mi appoggio al mondo origlio. Il re scommette la propria corona e soldi che tra parentesi non ha. Cruvier, sono re di passaggio, sono stanco del viaggio, le dispiace se mi appoggio 5 minuti a questo tavolo verde e scommetto il mio logo sul numero che non perde. Mi appoggio al mondo e ascolto quello che succede. Sì. Finito il mondo. Perché? Sai, logo coronato oggi è inflazionato, non si offenda ma non ha mercato. Ma se le piace indebitarsi può partecipare.
però rischia il regno e anche di avere fame. Gli esattori le rovineranno le aiuole, e ciò che dirà di se stesso nelle memorie. Però potrebbe diventare uno scrittore, l'ennesimo famoso solo per un paio d'ore. Al cubo gli incubi si manifestano nelle forme e nei colori più vari, ma per scrivere sono necessari. Io per esempio temo una vita senza lavatrice, un taglio di capelli da dimenticare, come il limbo lascia strascichi nell'anima di un bimbo, l'abusivismo dei castelli di sabbia, consegna del castello entro agosto, spero di farcela. Sei un incapace, come ti sei pasticciato, sia maledetto l'inventore del cono gelato. Cosa? Questo è il collegamento mentale che ho fatto, è il bambino che gioca, costruisce il castello di sabbia, poi mangia il gelato, si sporca e arriva un genitore, come capita, che è la cosa più insensata del mondo e che ti dà l'idea di quanto possa essere malata una società se un bambino viene sgridato perché si sporca mentre mangia il gelato. E mi collegavo al fatto dello stress che devono sopportare già i bambini. Quindi questa è la consegna del castello entro agosto, che è quando finisce, diciamo, il periodo di vacanza. Comunque, sia benedetta la vita, difesa dalle allergie all'esame di leva. Quanta timidezza nelle prime band rock. Mostrami come tieni il tempo. Cominciamo con la musica, poi le parole. Brillano i diamanti sudati in sala prove. Tutti fuori tempo, nello stesso momento. Non hai un po' voglia di guardarmi dentro? Non vuoi guardarmi nuda? No, non me la sento, ho il blocco, fuba. Facciamolo a una distanza di sicurezza. Tu intanto detti il tempo con la bacchetta. Sei perfetta, ti vorrei come capo ufficio. Mi è passato il blocco, trema l'edificio. Benedetta fretta, fare l'amore in piedi. Scappo, domani ho un'agenda piena. Devo fare strage di streghe e denigrare i migratori negri. Poi devo ripassare da casa e poi devo ripassare la natura. Quel tramonto è fuori asse, quella donna è fuori classe. Hai un'addizione perfetta e lavi le scale. Devi lavorare di più sui tuoi contatti. Vada per l'attitudine naturale, ma un culo come quello non puoi darlo a gratis. Quando so che spolvererai il mio piano, l'attesa mi fa il cuore così grande che mi schiaccia, mi preme nel divano, che dovremmo aggiungere due stanze. Tutto chiaro? L'amore in pausa pranzo, rientri in ufficio digiuno che ti gira la testa, però senti lo zucchero sulla lingua, però vedi Dio fuori dalla finestra, innamorarsi nella pausa caffè, baciarsi contro scaffalature spoglie, è sopravvivenza, è come bere gocce d'acqua piovana direttamente dalle foglie. Esseri umani clonati, craccati, si prega di dormire però staccati, che di incubi ne ho già di miei, ed io il discorso vale pure per lei. E non finga di non avere capito o di avermi capito, che una volta capito sono finito, come se non sapessi che mi apprezzi finché sono pazzo, finché sono un vaso, finché sono a pezzi. Ci sono matti che rimpiangono i manicomi, che problemano il meglio del precariato, meglio la sofferenza dell'indifferenza, e non so cosa mangiare né cosa mettermi. Non preoccuparti, basta quella, tanto è un'inquadratura a mezzo busto. Ci sono matti che rimpiangono i manicomi semplicemente perché erano più giovani. Il diritto soggettivo di sentirsi vecchio, rose storiche, rose tutte d'un pezzo, alla mia età erano morte da un pezzo, finite a marcire in un secchio. Che senso ha perdere tempo col mascara se poi comunque metti la maschera? Riesco a dimostrare qualche mese in meno se metti sull'età, alteri il censimento. Ma no, che siamo ancora giovani, prenda il numerino, Dio, si accomodi. Film in bianco e nero, intramuscolari, non sono per niente cari, curano tutti male, vuole un drink, risponde whisky e acqua, col sapore di whisky ancora in bocca, non riesco a gustarmi l'acqua e mi controllo, altrimenti berrei 10 litri di acqua al giorno. Certo, ultimamente non fa bene, quest'acqua malata, quest'acqua di oggi, fai dei giri strani prima di raggiungerci con calma, negli alloggi, acqua, abbi pietà di noi e rimettiti, come noi ti mettiamo nei rubinetti. Come noi abbiamo la pietà per gli insetti, ma siamo tutti colpevoli comunque la metti. Macchiati dal peccato originario, non so cosa sia, ma è già colpa mia. Già che ci sono faccio una strage di cuori,
tanto l'inferno è solo per i poveri. Dal fondo mi insulta un fondamentalista, gli rispondo, le parole feriscono, chetati. Cambio idea quando mostra le armi, le parole vanno benissimo, insegnami. Il segno della croce non è nelle dita, il segno della croce è sulle spalle. Gesù non alza la mano, al diavolo, Gesù alza la voce. Il segno della croce non è nelle dita, il segno della croce è sulle spalle. Gesù si rialza ogni volta e si riprende la croce. Se Dio si incarnasse ancora, finirebbe su una croce, tutta nuova, ripresa dai telefonini in aria. Ecco cos'è la nostalgia istantanea. Per firmare i dischi e tutto il resto. E nel frattempo vi dico mentre voi vi preparate in fila per tutta la Paradanna, che c'è un festival questo weekend, parte venerdì, è un festival che vi piacerà sicuramente, soprattutto perché venerdì suonano queste band. Fatemi sentire se vi piacciono i nomi che vi dico.